Allora, 9 ottobre, no, cos'è? Agosto. Agosto del 24. Stiamo arrivando, siamo nelle valli di Lanzo e stiamo arrivando a Cantoira. Ridente paesino che poi non so cosa abbiamo da ridere, questo non lo so dire. E adesso Ceres, dove fanno la birra? E adesso quando arriviamo poi facciamo un po' di spiegazione che cosa andiamo a vedere. Ah, siamo io, Mario, la Nadia e la Anna. Dai, montagna, bella aria fresca. A dopo. Guarda che bella pianta di castagne. Ma che spettacolo. Bella, bella davvero. Siamo arrivati in una frazione di Cantoira, Valle di Lanzo, che si chiama Vru. Adesso andremo alla ricerca di una piccola chicca che c'è in questo posto. Andiamo a cercarla. Oh, che bell'orto. Ancora? Ah, invece io sai dove sono? Sì, sì, li ho finiti, poi ti manderò anche la foto. Oh, che bella quella lì. Pronto, mi senti? T'ho visto, Mario. Perché sono in una montagna, quindi prende o non prende, sono a Bru. E difatti guarda, guarda quante farfalle ci girano intorno. Però una bellina. Bello, anche lì. Il fontanino. Fontanino di acqua fresca. Beh, bella baitina. Signore che fresa l'orto. Dai, andiamo. Guarda che bello sto posto, eh? L'unico problema di avere una casa in un posto così, a parte il comprarla, è che poi deve venire sempre qua. Cavolo. Ma il paranco come il mio, uguale, quello di là. Siamo arrivati, eh? Ah sì? Sì. Siamo arrivati. Guardate che meraviglia di fontana. Eh? Ah, io sì, è il torrente là. Mario, sono bufale in canoina farisi. Eh? Ma lui lo fuma che funziona anche. Guarda, c'è una vipera lì sulla pietra. Sulla pietra c'è una vipera. La vipera? Ma va. Ma va. Ma va. L'iserta. Ma che bello! Bellissimo! Dai, una cosina semplice però, cosa vuoi? Anche perché è una affare si stoppa, come ti si può fare? Le fa le drische! Sì, sì. No, no, a parte che saremmo gli unici al mondo che riusciamo a fare la Torre di Pisa in piano, giusto, in bolla. Perfettamente in bolla. No, no, vabbè. Sì. Ah, guarda che c'era il mulino qua. Hai visto che qua c'era il mulino? C'è la ruota del mulino qua. Bella acqua. Fresca. Lì c'era la ruota del che faceva girare qualcosa, qualche mulino. Oh, che bello, paesino
visto da lontano. Passiamo vicino alla chiesetta, tra l'altro, palazzo del municipio. Guarda, allora non suima, è una cacola il suima, Mario. Tassari. Ma sarà una gesietta. O la strada, o magari un camman santè. Là, e non si vede con la telecamerina perché non riesce là sopra. C'è una casa o una chiesetta. Adesso andiamo su adesso. Guarda, Anna. Hai visto? Scavato nel legno, bellissimo. Una libreria scavata nel legno. Davvero. Ah, è aperta. Oh, che bella, carina. Che carina. Guarda che bella. Prima era chiusa. Prima non siamo passati di qua, siamo passati di sopra. Guarda che bello, Sarradis. Guarda, guarda, guarda il mulino. Bellissimo. Piano, dolce. Dai Anna, l'ultimo due gradini. Aspetta Anna. Grazie. Dai, gnam 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 gnam. Vedi che, ma, sì, ma come si dice, magnata abbiamo magnata. Bevuto abbiamo bevuto, scordamma giù passato. Sta gente napoletana. Cazzo, ma che bella aria fresca. Dai, Cantoira, Cantoira. Posticino tranquillo. Tranquillo, sono riuscito anche a parcheggiare. Rosa, cosa c'è? Che è dell'incredibile, ma... Vabbè, dai. Non arrivo più la macchina. Arrivo, non c'è più la macchina. Ma mi appunto, non c'è più la macchina, dai. Bisogna dare il mongolino d'oro a chi me l'ha rubata. No, assolutamente. Dai. Buona di quella che abbiamo mangiato lassù. Ala di Stura, paese delle meridiane e degli affreschi. Dai, andiamo a vedere sta chiesetta visto che è aperta. Oh, che bella la meridiana. Andiamo a vedere com'è. Oh, le mie povere gambe. Le mie povere gambe. Siamo ad Ala di Stura,
buongiorno. Buonasera. No, va bene così, grazie signora. Il marmittone. Qui che vedo il formaggio. Sì, buongiorno. Per me. Buongiorno, buongiorno. Fai pure che io guardo. Sì, fai il guardo. Buonasera. Buonasera. Prego. Allora. Qualche formaggino locale? Sì. Allora, tutte le tome di mucca e di capra. Ah. Un pezzettino di mucca, un pezzettino di capra. Sì. Poi mi hanno detto, sì, mi hanno detto, quel famoso salame. Il salame di Turgia. Ecco, quello lì. Sì. Come si mangia? Allora, lui andrebbe mangiato fresco. Così com'è? Così crudo. Può farlo anche cuocere. Sì. Tendenzialmente non lo faccio bollire perché è un salame magro. No, è da fare alla piastra magari. Esatto, la piastra come una salamella sbriciolata nel ragù. Ho capito. Comunque è cotto così, perché altrimenti se lo fa bollire... Bene, 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 bene. Allora. Non ha un buon risultato. Uno e uno e poi... Allora, fresca, stagionata, fontinata... Al peggio e poi le varie con i gusti più strani dalle. Vabbè, una di fresca e una di stagionale. Al Trey? Il Trey spustuma la roba. Allora so, ma devi qualche Trey. No, no, è più in giù. Cazzo, non siamo ancora arrivati a Cantone. Sì, bar. Ma cosa dico bar? Brr, andiamo al brr. Dai, brr. Ah sì, ma che bello il brr. Andiamo al bar. Ecco, se tu manca 30 non fa l'info. Buongiorno. Cosa bevi, Anna? Chinotto. Chinotto. Tu cosa bevi? Caffè. Caffè? Caffè. No, questa fa il mio, eh. Rompere i coglioni. Mattina una tonica col limone. Eh? La tonica col limone, ok. Non prendo dei soldi dal signore, mi raccomando. Allora, due caffè, una tonica con limone e un chinotto. Capito? No. Sono stato abbastanza spiegato? No.